Radio 21 Aprile Web by Quid Melius Roma. Ciao a tutte e a tutti, grazie per essere qui e siamo con Anna Maria dell'Associazione Culturale Calypso che ci parlerà di Bramante. Io dico solo due parole, Bramante perché gliel'ho chiesto, perché me ne sono interessata quando sono andata a vedere la mostra su Banksy al Chiosso di Bramante e quindi volevo vedere le altre opere che ci sono qui a Roma, che sono il Tempietto, che sono la Via Giulia che lui ha disegnato e poi c'è la famosa Scala Chiocciola nel Museo Vaticani, che però vi dico subito non si può vedere, nel senso che bisogna fare una richiesta specifica. Io sono stata nei musei da poco proprio per andare a vederle in preparazione di oggi, ma non ho potuto, quindi bisogna prima chiedere l'autorizzazione. Bene, Bramante, io quello che so solo che è vissuto alla fine del 400 e all'inizio del 1500, che si dice che avesse una certa rivalità con Michelangelo e che comunque, dato che quelle erano epoche in cui bisognava piacere ai potenti, Bramante piacque, come avrebbe detto Totò, perché fu molto amato da Giulio II, che è un'altra figura che mi interesserebbe poi poter approfondire. A questo punto mi taccio, ringrazio Anna Maria di essere qui con noi, giro il telefonino e lascio la parola a lei. Ciao a tutti e grazie Giovanna per avermi contattato e data questa opportunità di parlare soprattutto di quest'artista che sono diversi anni che io tratto proprio nel Tempietto del Bramante, al quale dedicherò maggiore spazio durante questo intervento. Allora, lui si chiamava Donato di Angelo di Pascuccio. All'epoca il nome veniva fatto così, cioè descrivendone l'ascendenza. Quindi suo padre si chiamava Angelo ed era figlio di un pascuccio. In casa era chiamato Donnino perché era praticamente un vezzeggiativo, cioè un diminutivo familiare come ancora oggi si usa dare. Da dove deriva questo termine Bramante? Gli è stato dato a Roma. Beh, noi romani i soprannomi li sappiamo dare, perché Bramante non è altro che la corruzione, l'evoluzione del termine, del soprannome dato dai romani, cioè maestro ruinante, ovvero rovinante, perché quando Giulio II, che tu hai nominato, gli conferì l'incarico di direttore della fabbrica di San Pietro, lui dispose che fossero demoliti sia l'abside che il transetto, ma proprio fu una furia di demolizione, tant'è vero che i suoi contemporanei lo rimproverarono oppure alzarono delle polemiche dicendo: ma tante cose, tante colonne, tanti capitelli li poteva pure salvare, e loro parlavano così, no? E li poteva anche salvare perché non c'era necessità di distruggerli contemporaneamente. Bene, l'eco di queste polemiche ha sopravvissuto a Bramante, che è morto nel 1514, e nel 1517 fu fatto un poemetto satirico, un dialogo satirico che si chiama Simia, ovvero Scimmia, di Andrea Guarna, che è stato pubblicato appunto a Milano nel 1517, che ipotizza Bramante davanti a San Pietro, che quando arriva là da morto lo rimprovera perché aveva demolito la sua basilica, ovviamente. E allora lui si scusa e chiede che gli sia concesso comunque l'ingresso in paradiso, promettendo che avrebbe ristrutturato tutto quanto il cielo celeste, insomma. Quindi questo è l'aneddoto che viene raccontato in maniera satirica. Bene, allora lui nacque a Monte Asdrualdo nel 1444, oggi questo paese corrisponde a Fermignano, contrariamente a quello che sostenne invece il Vasari, che lo fa nato a Castel Durante, cioè l'odierna Urbania. Vasari diciamo che ha sempre un po' modellato a proprio piacimento le vite dei suoi pittori, scultori e architettori, così lui l'ha chiamato. In ogni caso, Urbania o Fermignano che fosse, faceva parte del Ducato di Urbino, e il Ducato di Urbino in quel periodo era retto da un Magnifico, perché se noi parliamo di Magnifico ci viene subito in mente Lorenzo de' Medici, ma i Magnifici in quella cavallo del 400 e 500 erano tre: Lorenzo de' Medici, che muore nel 1492 e sta appunto a Firenze,
Poi abbiamo invece Federico di Montefeltro, che muore nel 1482, è stato Urbino. E poi ne abbiamo un altro, che era magnifico in tutti i sensi, perché era pure molto bello, e si tratta di Agostino Chigi, che muore nel 1520, viene da Firenze, ma chiaramente ha la sua evoluzione, la sua magnificenza qui a Roma. Bene, quindi lui sicuramente frequentò il Palazzo Ducale e là conobbe certamente Piero della Francesca, lo possiamo anche vedere un po' come allievo di Piero della Francesca, ma sicuramente strinse amicizia con due personaggi chiave che sono Perugino e Giovanni Santi. Ma voi mi direte, ma chi è sto Giovanni Santi? E noi non lo nominiamo mai. Però tutte e due sono legati, uno per padre vero e l'altro per padre adottivo, fregato ovviamente da figlio adottivo, a un personaggio rinascimentale importantissimo, che quest'anno ricorrono i 500 anni dalla morte, ovvero Raffaello. Raffaello di Giovanni Santi, ovvero Raffaello Sanzio. Bene, sulla vita del Bramante abbiamo un buio iniziale, tant'è vero che solo delle indagini deducono che lui abbia lavorato nel Palazzo Ducale, sia nella Cappella del Perdono che anche nel meraviglioso studiolo di Federico di Montefeltro. La vera storia di Bramante, cioè quella certa, la sappiamo quando lui arriva a Milano, e non sappiamo perché ci arrivi, e va alla corte di Ludovico il Moro. Là entra in contatto con il proto-rinascimento lombardo e soprattutto stringerà un'amicizia duratura, importantissima, fatta anche di condivisione e di sincera stima con Leonardo da Vinci. E quindi là comincerà ad operare, fa tantissime cose che è inutile qui ricordare, perché comunque a noi ci interessa Roma. Quando arriva lui a Roma? Arriva a Roma a cavallo tra il 1499 e il 1500, soprattutto perché nel 1499 cade Ludovico il Moro, quindi si sfalda la corte di Ludovico il Moro e quindi lui sceglierà Roma come destinazione. Arriverà qua un po' alla chetichella e comincerà, la prima commissione gli viene fatta dal cardinale Oliviero Carafa, esattamente quello che hai detto tu, cioè il chiostro di Santa Maria della Pace. Lui lavora là e dimostra subito di discostarsi già dalla prima opera da quello che era il Rinascimento lombardo, che era fatto un po' di appelli, mentre lui fa una cosa molto semplice. Infatti il chiostro come è fatto? Abbiamo una pianta quadrata sulla quale si erge il primo ordine, fatto tutto quanto di arcate. Queste arcate sono scandite da delle colonne con capitello dorico, dal quale si elevano delle paraste con capitello ionico. Il secondo ordine, i due ordini sono frammezzati da una trabeazione con scritta, vediamo che invece è un loggiato dove una sorta di porticato, dove ci sono delle colonnine con un capitello composito, praticamente un richiamo reinterpretato a quello stile che fu dettato dal Colosseo, dorico, ionico, corinzio, dorico, ionico, composito, e quindi il suo stile cambia rispetto a quello che aveva operato in Lombardia. Questa opera lo fa diventare già famoso nell'ambiente romano, tant'è vero che gli arriverà la chiamata da quello che lui sperava, cioè di entrare nuovamente in una corte, per cui la corte del Magnifico di Urbino, la corte di Ludovico il Moro, arriva alla corte romana, cioè quella di Papa Giulio II, quel Papa mecenate che insieme a Leone X hanno fatto sì che Roma, da città di torri, diventasse una vera città di cupole, cioè una città rinascimentale aperta. E quindi vediamo il Bramante che comincerà a lavorare per Giulio II, ma ahimè tutte quante le commissioni che lui ha avuto le abbiamo un po' perdute, perché ha lavorato al cortile del Belvedere, che poi i rifacimenti successivi hanno completamente stravolto, ha lavorato ai Palazzi Vaticani, ha lavorato a Via Giulia, Via della Lungara, ha lavorato anche alla Basilica di San Pietro. Però quello che è stata la sua opera vera, ce ne sono rimaste due cose completamente intatte. Una è il coro della Basilica di Santa Maria del Popolo e l'altra è il famoso tempietto del Bramante di San Pietro in Montorio. Tra l'altro è una
Visia che io tratto e che mi piace tantissimo quella chiesa, perché è abbastanza sconosciuta ed è ricca di capolavori. In questo tempietto anche qua però non si è portato completamente al termine, per sopraggiunta morte di Bramante, il suo progetto, che vedeva il tempietto inserito in un cortile rotondo, circolare. Perché? Questa della pianta centrale è una cosa importantissima del Rinascimento, e nella fattispecie del tempietto è una forza centrifuga che dal centro, che sarebbe rappresentato dal foro lasciato dalla croce di San Pietro, si propaga esternamente. Quindi abbiamo il foro, il perimetro del tempietto, il perimetro delle colonne, il perimetro di questo cortile che non si è realizzato, per cui una propagazione della parola di Dio, perché il centro dell'universo è Dio. Ecco, allora qui, prima di parlare delle simbologie del tempietto, dobbiamo necessariamente entrare nel merito del significato del Rinascimento, perché il Rinascimento è caratterizzato essenzialmente da tre punti: la definizione delle tecniche della prospettiva lineare e centrica, che sono necessarie alla gestione dello spazio; l'accentuata attenzione alla rappresentazione della individualità dell'uomo, e quindi anche l'indagine introspettiva dell'uomo, che serve proprio per indagare, perché noi, quando vediamo un quadro di Raffaello e noi percepiamo il sentire dell'uomo rappresentato dall'artista, lo percepiamo noi. Quindi l'artista diventa un ponte tra quello che era il suo presente e noi, che siamo il suo futuro. Questa è la funzione dell'artista rinascimentale. E poi, come ho già detto prima, il rifiuto per l'eccesso di decorazioni, cioè deve essere una cosa essenziale. Pensiamo a una facciata rinascimentale qui a Roma, possiamo pensare subito a Sant'Agostino in Campo Marzio, una facciata semplice, lineare, dritta, senza troppi fronzoli, e lo stesso è anche a San Pietro in Montorio. Ora, il tempietto semplifica questi temi fondamentali e riporta una pianta centrale, la ripresa dell'architettura della Roma antica e la ricerca proporzionale e geometrica del rapporto tra le parti. Che cosa significano tutti quanti questi paroloni? Il cerchio nell'umanesimo rinascimentale è il simbolo del cosmo armonico e dello stesso Dio. Quindi il Tempio, essendo pura rappresentazione del sacro, esprime quella che è la natura di Dio, che si trova appunto al centro dell'universo. La presenza di Dio, la certezza dell'esistenza di Dio, è un punto cardine nel Rinascimento, certezza che si andrà a perdere nel secolo successivo, cioè nel 600, quando le scoperte scientifiche metteranno l'uomo di fronte a tante incertezze. Poi, se avremo modo un domani di parlare del 600, vedremo che cosa infatti accade sia nel 600 che poi anche nel 900, che sono due secoli molto simili. Quindi questa certezza di Dio e questa riscoperta dell'uomo e del rapporto dell'uomo con Dio nasce proprio dalla rielaborazione di testi antichi e della riscoperta di filosofia antica, e nello specifico la filosofia del sofista Protagora, che dice queste parole: di tutte le cose misura è l'uomo, di quelle che sono per ciò che sono, di quelle che non sono per ciò che non sono. Questa affermazione è quella che metterà proprio come canone centrale del Rinascimento il rapporto di Dio con l'uomo. Cioè l'uomo si sente amato da Dio, importante per Dio, e quindi lavora per Dio. L'altra cosa importante è la ripresa dell'architettura antica, dove non c'è uno scopiazzamento dell'arte antica, ma è una rielaborazione, cioè un imparare dell'antico e riportarlo su quella che era, diciamo, per loro l'architettura moderna, cioè contemporanea. Questa è una cosa molto importante. Come è importante il terzo parametro, è la ricerca proporzionale e geometrica del rapporto tra le parti. E qua il tempietto è piena dimostrazione di ciò, perché l'altezza che va dalla base delle colonne
alla base del terrazzino che circonda poi la parte sopraelevata è pari a quella base con la sommità della cupola, quindi c'è questa proporzione. La cupola ha un raggio che è pari alla sua altezza, questa proporzione viene ripresa dal Pantheon, e il diametro della circonferenza esterna delle colonne è pari a 3/2 del diametro della cupola. Ecco le proporzioni geometriche che sono molto importanti. Non solo, se noi contiamo le colonne sono 16, come le metope che ci sono intorno al tempietto sono 48. 48 diviso 16 ci dà 3, quindi ci dà un numero 3, la Trinità, che è perfetto, moltiplicato per 16, che è un altro numero perfetto, ma è un numero perfetto per i pitagorici, perché certamente noi possiamo dire 16 è formato da 8 più 8, se noi giriamo 90 gradi l'8 ci viene l'infinito, e l'infinito è Dio. Sì, ma per i pitagorici 16 è un numero perfetto, in quanto altro non è che la somma tra la somma dei primi tre numeri primi, che sono 1 più 2 più 3 che ci dà 6, e la somma dei primi numeri aritmetici, cioè 1, 2, 3, 4, 1 più 2, 3 più 3, 6 più 4, 10, 10 più 6 fa 16, e questa è la perfezione pitagorica. Bene, ora fino a questo punto io vi ho parlato di storia, vi ho parlato di arte, però io dico sempre una cosa, che la storia è fatta di storie, perché sono le storie individuali quelle che poi danno propulsione alla storia, perché sono gli eventi singoli dell'essere umano che fanno fare delle scelte che poi diventano delle scelte storiche. Ebbene, come hai detto tu prima, Giovanna, c'è una rivalità tra Bramante e Michelangelo, questa è, diciamo, è conosciuta, e tutto quanto nasce praticamente perché Giulio II non voleva essere di meno del suo predecessore, in mezzo c'era stato Giulio II ma per poco tempo, che era appunto Alessandro VI, suo ex amico, poi grande nemico, no? Perché gli aveva fatto le scarpe Alessandro VI, e quindi Alessandro VI aveva fatto realizzare da Michelangelo quell'opera magnifica che è la Pietà, che si trova in San Pietro. E quindi Giulio II vuole incaricare Michelangelo per decorare la volta della Sistina. A questo punto stanno a cena e Bramante, che invece voleva favorire l'incarico verso Raffaello, perché è vero che Raffaello era figlio dell'amico suo Giovanni Santi, poraccio rimasto orfano di padre a 11 anni, no? La mamma gli era morta a 8, però è anche vero che lui pensava che Raffaello se lo poteva gestire a modo suo, no? Perché era giovanissimo Raffaello, aveva 19 anni, però Raffaello era già imprenditore di se stesso. Io questo lo dico nei video che ho fatto su YouTube, quando appunto faccio Raffaello a puntate ne parlo, quindi aveva sbagliato un po' i conti Bramante. In ogni caso, stanno a cena, ci sta tra i tanti, ci sta Bramante e ci sta Piero Rosselli. E quando il pontefice dice questa cosa, Bramante dice no, santità, guarda che io ci ho già parlato a Michelangelo, gli ho fatto accenno a sti teatri, e lui dice ma te pare che io mi metta a dipingere? Io so manovrare soltanto scalpello e martello, a me mi interessano i marmi, non mi interessa la pittura. E Rosselli interviene e dice no, santità, ma questo si sta inventando tutto, ma quando mai Michelangelo ha detto questa cosa? I due non hanno mai parlato di questa cosa. Non solo, Piero Rosselli che cosa fa? Torna a casa, dopo aver creato chiaramente lo stupore di tutti quanti i commensali, torna a casa e va, scrive una lettera di pugno a Michelangelo, nella quale appunto gli dice quello che era accaduto, e quindi Michelangelo ovviamente si risente, pare che questo sia il motivo per il quale Michelangelo alla fine si accontenta di un prezzo a corpo piuttosto basso, e poi dovrà anche risparmiare sui materiali per fare la volta. Ora noi non sappiamo quanto sia, diciamo, quanta architettura del Papa ci sia in questo, perché il Papa potrebbe aver creato tutto ciò per portarsi Michelangelo, che continuava a rifiutare l'incarico. Fatto sta che comunque una parte di verità c'è sul fatto che Bramante non volesse Michelangelo alla Cappella Sistina, tant'è
perché non si arrese. E quindi quando Michelangelo entra dentro la Cappella Sistina, probabilmente non aveva mai visto, e quindi vede un'altezza di 21 metri per poter dipingere, una volta dice: ma io mo lassù come ci arrivo? E quindi Bramante dice: guarda, te lo consiglio, io ho dei sistemi. Erano dei ponteggi che lui aveva fatto praticamente in altalena, dove poteva tirare su e giù con la corrugola, e c'erano queste tavole sospese sulle quali Michelangelo sarebbe dovuto stendere, no, a pancia in su per dipingere, perché effettivamente la Sistina è stata dipinta così, cioè con Michelangelo a faccia in su, con il colore che gli colava sugli occhi. Ora Michelangelo a un certo punto ha pensato che la mano gli avrebbe tremato, ma soprattutto se poco poco si addormentava cascava giù dall'altalena. E quindi, e allora disse queste parole Michelangelo su Bramante: o Bramante in questo vale poco, o me poco amico. Quindi aveva capito che Bramante gli stava perpetrando una sorta d'attentato. Insomma, fatto sta che Michelangelo chiede autorizzazione al Papa, condizio sine qua non, ovviamente, se non mi fai fare sta cosa io non te faccio la Sistina, di poter fare lui dei ponteggi. Quindi regala tutto quanto il cordame a un tal Piero Basso, che praticamente con il ricavato della vendita di questo cordame riesce a farci il corredo alle figlie, e lui si inventa un tipo di ponteggio che innovativo, ma che rimane valido ancora oggi. Se noi andiamo a chiedere per esempio a coloro che vengono nelle nostre case per dipingere le pareti, loro usano il cosiddetto trabattello, cioè lui ha creato un sistema, un'impalcatura a più livelli, con la quale in tutta sicurezza ha potuto dipingere la Sistina, sicurezza anche a livello di stabilità, quindi la mano non gli tremò e la visa continuò, perché ricordiamoci che Michelangelo Buonarroti è morto all'età di 89 anni. Bene, io ritorno, ringrazio davvero davvero tantissimo Anna Maria, il modo di raccontare di Calypso è sempre veramente interessantissimo. Non perdete assolutamente la visita al tempietto di San Pietro in Montori sabato 14 di novembre alle 2:30, e comunque vi invito ad andare a vedere il sito che dà tutte le spiegazioni importanti. Ringrazio ancora Anna Maria e chiedo di salutare Isabella, e noi ci vediamo presto, e come sempre dai che ce la famo. Ciao a tutti, alla prossima. Quando con Anna Maria Maggi dell'Associazione Culturale Calypso abbiamo registrato questa puntata, non era ancora uscito il DPCM dei primi di novembre, quindi per la visita del 14 novembre vi rimando al sito dell'associazione per vedere se sarà realizzata e con quali modalità. Per quel che riguarda la location e la musica che avete ascoltato nel video, sono state gentilmente e inconsapevolmente offerte dallo 075 di Via dei Cerchi, dove si sente veramente molto bene. Ciao 075, a presto, grazie e dai, che ce la famo.